Frebbi, Chelle Mona, siamo allo stadio Lanfranchi oggi. Le, le Zebre hanno disputato una bellissima partita contro i blues. Hanno portato a casa un bel risultato. Eh, un tuo punto di vista sulla partita? Una, un bel partita perché oggi, oggi io vedo, oggi io vedo una squadra che voglia che giocare, che voglia placare, eh, che vuole tutto. E, eh, oggi, vediamo una squadra eh, che voglia vincere. Anche, anche, anche siamo un, un, un persone in meno e eh, non è non è va indietro siamo, attaccano attacco per piacere attacco per tutti attacco per prendere un altro meta per 4 per un bonus point eh, è un Credo che un, oggi vediamo un, un squadro forte. Senti, prima Edimburgo che veniva da un, quattro eh, vittorie consecutive, le zebre sono riuscite a portare a casa un, un bel punteggio, poi il, il blues, eh, per caso il rientro eh, dei senatori hanno in qualche modo dato eh, una, una svolta oppure eh, effettivamente il gioco dell'allenatore eh, comincia a dare i suoi frutti? Uh, io, io vedo che ehm, noi siamo una un squadra forte l'ultimo due settimane. E noi siamo a cercare eh, è fiducia e confidenza per giocare. Eh, è sempre. La nostro, nostro difesa è sempre qualità è buona L'ultimo due o tre settimane. Noi siamo gioc giocare, cercare per, per giocare per attacco, per prendere la meta, e anche prendere fiducia ai nostri amici. Senti. Però, nella prima frazione di gioco i blues sulle mischie, sul pacchetto di mischia eh, eh, riuscivano a tenervi. Poi, eh, Guidi ha cambiato per due terzi la squadra e cosa è successo? Uh, io penso, penso che eh, prendi, prendi un gambe fresco, perché, perché oggi è un partita difficile, eh, io penso che eh, prendo una un persona fresca, più, è più veloce, è più, no, è, è più è fresca, prendo un'altra alternativa per giocare, e, è così, è, così è, è la vita del rugby, è così. E come, come giochi di Senti, volevamo invece sapere come stai te? E, e insomma, quanto dobbiamo ancora aspettare questo tuo rientro. Um. Sappiamo hai avuto l'ultima <ride> operazione, c'è stato dei problemi. Però, insomma, dai, dacci ai nostri amici telespettatori qualche, sì. qualche notizia. No, io, io penso che io speriamo che gioca gioco prima di Treviso e sono due mesi. E questo è il mio obiettivo. Questo è l'obiettivo di di squadra e per me io voglio giocare giocare oggi ma, ma è difficile ma speriamo di recuperare bene allenare bene e, e vediamo il mio braccio in due settimane fa il mio prossimo RIX e, e poi vediamo senti l'ultima domanda che ti faccio eh... Chi vincerà questi mondiali di rugby? Stasera sappiamo che ci sarà una bellissima partita: Australia contro All Blacks. E dal mio punto di vista, l'Australia può veramente strappare un, un biglietto importante per questa vittoria. O Blacks è vincere, è facile, per me è facile. Ok, eh, sì. okay. grazie Kelly, grazie. Grazie. Allora, Palazzani, eh, senti, io ho posto la domanda a Guidi, veramente su di te ho detto, l'ingresso di Palazzani ha dato un, un elemento interessante, cioè eh, lui che ha una buona visione di gioco è riuscito a comunque a tenere quella fascia e a creare dei problemi. No, non fare il modesto, no, no. Eh, innanzitutto devo complimentarmi con tutta la squadra, perché comunque, cioè, veramente dal primo all'ultimo hanno fatto una grandissima partita. Oggi avete combattuto veramente tanto. Abbiamo portato a casa questo grandissimo risultato che è importante per noi. Quindi, è un grande complimento a, a tutti, solo questo, mi dici? E, e io in particolare, nel senso, io ho sempre questa voglia di giocare, quindi quando entro do sempre il massimo 100%. E quello che dico sempre, non vorrei essere ripetitivo, ma l'importante è giocare, poi o estremo 9, non importa. Senti, come hai visto questo Cardiff? No eh, rispetto... rispetto al cioè, ti, as ti aspettavi una squadra più decisa, più Tonia, oppure siete voi che l'avete messo in difficoltà nonostante le loro capacità? Rispetto alla partita andata è stata completamente una, una partita diversa. Loro, ovviamente. Dandoci, avendoci dato 60 punti, eh, magari si aspettavano di venire qua e fare, av fa vincere facile, invece, comunque, anche da parte nostra c'è stata una voglia di, di, di riscatto e di rimetterci in gioco. E questo ha portato a questo che noi ci sì, muoveva Siete secondo tempo quei 60 punti erano veri oppure cosa è successo? Ancora dovevate integrarvi? È un work in progress di lavoro, piano piano, tutti i giorni, e conoscervi più che altro. Eh, c'è da dire che sicuramente. C'è stato un cambio di tantissimi giocatori, un cambio di allenatore e si sa che comunque quando c'è un, un cambio di allenatore, un cambio di gioco propone cose diverse e quindi non è proprio così facile adattarsi. Eh, ci, stiamo, ci stiamo lavorando, ci stiamo adattando e contiamo a lavorare così che sembra che dà, dà frutti. Allora, Marcello, come hai visto questa partita e come ti sei sentito te più che altro nel tuo ruolo? Eh, beh diciamo che è stata una partita dura, sapevamo in settimana che loro lavoravano in questa maniera, l'abbiamo preparata bene, penso che l'abbiamo affrontata sia in attacco che in difesa nel miglior modo possibile. E niente, per quello che riguarda me, eh, come ha detto lui, a noi ci piace giocare, poi siamo giovani, più giochiamo, più siamo contenti. Però. Quando scegliamo l'importante è dare sempre il 100%. Senti, eh, Quintin ho visto, le ho chiesto prima, eh, che spesso richiamava eh, come dire, alla calma, all'ordine, perché il rischio era di ragazzi giovani, indubbiamente hanno voglia di fare, di, 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 di mettersi in luce più che altro di, 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 di fare il risultato. Eh, voi sentite questo, diciamo, virgolettato babbo che spesso ogni tanto vi dà i consigli di cui avete certo. bisogno, indubbiamente? Sì. sì. Lo sentiamo e ci vuole, anche perché ogni tanto noi magari ci parte un po' la voglia di giocare, magari giocare un calcio di punizione veloce o andare in touche più che per andare per i pali. Quindi sono fatti apposta, diciamo, i più esperti, e io ovviamente bisogna ascoltarli sempre. Senti Palazzani, ma dimmi una cosa. Un po' imbarazzante la domanda, ma ecco. questa nazionale, ecco. questa, ah. na questa nazionale ai mondiali, è un diciamo, dammi un tuo giudizio rispetto a questa nazionale ai mondiali. Eh. Partita, prima partita difficile contro la Francia dove tutti si aspettavano qualcosa di diverso Però ti ricordo, sì. ti ricordo che al Senazioni. purtroppo abbiamo anche un, un ricordo non bello di Kelly all, Fra, all, allo Stadio Olimpico Che, che ben sai che sì, Kelly si sì, fece sì, sì, male sì, sì, sì. Insomma io ero lì a vedere la partita e anche lì la Francia ce n'ha bussate come si, dica, si dice noi Insomma eh, però... No, c'è da dire che, come ho detto, prima partita contro la Francia, dove tutti si aspettavano qualcosa di diverso, poi contro eh, Canada dovevamo vincere, abbiamo fatto fatica ma abbiamo vinto. Contro l'Irlanda abbiamo fatto una cella partita e, e potevamo fare qualcosa di più forse, ma comunque è andata bene. E dopo l'ultima con la Romania che abbiamo portato a casa anche lì il risultato. Allora, Carlo Canna, una bella partita. Hanno confermato il trend in crescita un tuo punto di vista beh abbiamo anche saputo soffrire soprattutto siamo stati 10 minuti un quarto d'ora nella nostra metà campo eravamo 19-15 era un momento molto importante e poi con una grande misca abbiamo risolto quel momento che è stato secondo me la chiave della partita abbiamo provato a giocare comunque e siamo stati molto confidenti con la nostra difesa e anche oggi in attacco è andata piuttosto bene quindi abbiamo avuto il risultato che speravamo è un risultato costruito durante tutta la settimana. Senti, eh, Guidi ha detto che state lavorando, work in progress da eh, Rovigo in poi. Eh, avete perso delle partite inizialmente: prima l'Edimburgo, poi il Cardiff. Comunque, squadre che hanno, come dire, specialmente Edimburgo, una squadra che non aveva mai perso. Per cui, come dire, cosa, qual è il meccanismo che, che si è innescato? Il lavoro che state facendo e anche un po' di forza d'animo, indubbiamente. Mm, sicuramente siamo una squadra molto giovane, soprattutto all'inizio avevamo bisogno di un po' di fiducia e. Ora pian piano con il rientro soprattutto di giocatori esperti siamo riusciti a mettere delle cose a posto soprattutto in tush e, e in mischia e ora stiamo ottenendo i risultati che speravamo sin dall'inizio. Senti sei riuscito a trovare buone profondità nei tuoi calci, ho visto che eh, guardavi molto e cercavi spazi da poter eh, come dire, mettere la palla per poi far salire la squadra, la tua chiave lettura è stata questa esatto? No, l'avevamo visto durante tutta la settimana che loro spesso ci lasciavano un po' di spazio dietro. Siamo stati bravi a sfruttarli. Però comunque è una vittoria che è merito sicuramente di tutto il gruppo. e Quindi godiamoci questo momento. Allora, io farei venire Quintin. Grazie, ci onora della sua presenza, grazie quinti. Allora, eh, grazie, faccio, la domanda, faccio la domanda a te: è una partita in crescita. E, beh insomma, io veramente. Non so cosa ti hanno dato da mangiare, però ho visto veramente che non ne facevi passare uno e salivi veramente, cioè andavi oltre la possibilità delle ripartenze loro. Cioè, cosa, un buon lavoro, veramente una bella difesa. Quinti. Sì, noi un gruppo: l'ultimo due settimane ha fatto tanti lavori sul uh, nostra difesa. Un costo, adesso, adesso, in questo tempo, difesa è molto importante. E noi abbiamo lavora, lavorato in nazionale anche con Gianluca. E adesso piano piano andare avanti e prendere una buona eh, confidenza alla nostra difesa. Senti, eh, come ti immaginavi un Cardiff così, di queste portate, oppure ti aspettavi un Cardiff un pochino più tonico? La eh, nostra prima partita ha preso 60 punti contro loro. Noi eh, aspettiamo loro, vieni qua per prendere, noi penso loro, qua per 5 punti. Noi abbiamo detto, noi siamo una squadra giovane, noi vogliamo fare una buona partita e niente facile per loro. E oggi nostra squadra ha fatto veramente, penso, tutti insieme un buon partito. Senti, spesso richiamavi alla calma, ho visto. Li richiamavi un po' tutti alla calma. Te, che hai esperienza, perché c'era un po' fretta, ok? E, e si rischiava di prendere le punizioni importanti. E ti vedevo spesso che chiamavi i ragazzi, perché te sentivi questa loro voglia di fare, però sì. capivi anche l'importanza di, eh, di un gioco attento. Sì, no, noi è un gruppo un po' di giovani e un, un po' di vecchio. Penso questo era un mix Vecchio, fatto... non direi. <ride> un po' più piccoli altri, okay. ma penso che questo mix va bene. Che i giovani che vieni con tanti voglio e noi bisogno di vecchio o di, di più esperienza, bisogno di aiuto loro per fare un po' calma al campo. E penso che questo mix adesso va bene per noi. ok ehm, Senti, Carlo, ti vorrei chiedere una cosa: ehm, le partite che state preparando, cioè vi siete dati degli obiettivi voi eh, a medio termine. Avete, avete lavorato per, da, per avere degli obiettivi a medio termine, penso di sì, questo è un risultato che dovete portare comunque positivo da qui a poco per dare forza a una squadra che cerca di lavorare e cerca di salire come punteggio nel campionato. Sicuramente mh, questo risultato ci dà grande entusiasmo, però mh, il nostro obiettivo è fare bene ogni settimana e soprattutto... Non, non venire meno con partite più di, contro squadre di calibro molto più forti di noi e quindi ogni settimana cerchiamo di lavorare al meglio e di arrivare al sabato nel miglior modo possibile. Eh, quindi Tom James l'11 era un bel ragazzo nel Cardiff che se insomma, aveva possibilità di andare a meta e dava spazio eh, lui insomma, strutturalmente è un, un bel ragazzo. Sì, lui è molto forte e tante velocità. <coughs> noi abbiamo fatto buon defesa contro lui, penso che il nostro Ali chiude il suo spazio oggi. Ogni volta che lui prende il palla allora chiude il spazio e vai subito a terra. Il defesa è andato bene. James Down ha anche un buon carrier, cioè veramente un bel sì. attore. <ride> no, insomma, te l'hai sentito? Ah, noi abbiamo visto eh, tutti loro partita e lui, uno dei loro buoni carrier Ogni volta che lui prende il palo, noi abbiamo fatto decisione, abbiamo fatto due persone insieme, abbiamo fatto il placaggio e terra subito quando ha fatto lui non ci avanza di altre difese molto più facili per noi Senti però nella prima frazione di gioco eh, la mischia, il pacchetto di mischia ha eh, durato sì. fatica a trovare la quadra sì. infatti ehm, l'allenatore nella seconda frazione di gioco ha dovuto cambiare comunque le prime Sì, no, noi, ogni, ogni partita, ogni squadra loro, eh, mischia un po' diversa noi entra, visto come loro funziona e dopo penso noi prendere un po' di confidenza hanno confidenza. andato bene secondo tempo a prendere un po' di difficoltà sulla nostra linea, ma fortunatamente loro non prendono i punti là e penso qua ha fatto differenza dove noi abbiamo vinto la partita oggi. Senti Carlo, chi vincerà questi mondiali? Allora, io ti dico, c'è un tifo sfegatato, io, qui l'Australia sta prevalendo, eh? sia eh, prima Guidi che, eh, che il capitano insomma però alla fine vincerà la Nuova Zelanda eh la che Nuova questo è. è ok allora te invece io voglio Australia ha vinto ma a mia testa ha detto va bene allora noi vi ringraziamo e alla ci rivedremo perché Time of Rebby vi segue e vuole vedere dei risultati importanti sì, speriamo ciao grazie ciao. Ok, allora eh, Guidi, una bella partita, ho detto prima, parlavo eh, di una squadra che è riuscita veramente a schiacciare eh, nella propria area, di, di, diciamo, nella propria tre quarti, è eh, veramente una squadra con un buon gioco, anche se nella prima frazione di gioco il pacchetto di mischia dei blues eh, vi davano dei problemi. Sì, diciamo che ha inquadrato bene un po' la partita, è veramente un gruppo di ragazzi per bene, che ci stanno credendo e hanno fatto loro una filosofia che con il lavoro si può rivaleggiare con tutti. Oggi nella dimostrazione pensavamo di dover crescere un po' più in difesa per rivaleggiare con Cardiff, abbiamo tirato fuori una una prestazione a livello offensivo è veramente importante. Ci sono nove occasioni da mettere, concretizziamo poco, per poco la buttiamo anche via e questo fa un po' parte di una squadra che è assemblata un po' cammin facendo. La cosa interessante è che ci sono dei giocatori stranieri che fa, stanno facendo bene, ma ci sono dei ragazzi italiani un po' più grandi come il capitano, come Carlo Canna, come Marcello Violi, come Andrea Lovotti che stanno facendo molto molto bene, ma più che dei singoli veramente dobbiamo parlare di un gruppo che sta facendo molto bene, che sta sovvertendo un po' certi equilibri. Questo fa piacere non sono parole di circostanza ma... Veramente la vittoria, la prestazione va da scrivere interamente a questo gruppo di giocatori e a uno staff che lavora magari silenziosamente, ma lavora bene. Abbiamo tratto enormi benefici dal grande lavoro che sta facendo Fabio Roselli per quanto riguarda l'attacco ai tre quarti. Vittor Gimenez non lo, non, lo, non, me lo, non lo invento proprio io oggi, e dobbiamo essere veramente bravi e grati a queste persone perché torno a dire nel. nel, nel, nel Diciamo un po', un po' dietro le quinte, stanno facendo un grandissimo lavoro per questi ragazzi, ci stanno mettendo tanto le loro. Senti, un, ti voglio fare una domanda: nel computo totale della partita, eh, grande lavoro effettivamente, come hai detto te. però eh, diciamo nel, sui 22 difficoltà a trovare eh, spazi per, per andare a meta. C'è più bisogno di, un, bisogno di fantasia o di una, continuare questo tipo di allenamento che stai portando avanti te? No. C'è bisogno un po' più di pragmatismo. Abbiamo preparato un po' che nei 22 cambiava un po' il gioco e abbiamo due milioni di mischia che hanno grandissime qualità nell'inventare gioco. Dobbiamo migliorare un po' nel imporre un certo tipo di gioco un po' più standardizzato nei 22. Secondo me la poca eh, concretizzazione viene proprio per questo. Abbiamo due o tre movimenti, dobbiamo farli, questo ci dà la possibilità in un secondo momento di far giocare un po' meglio Carlo Canna, se no nella frenesia diventa difficile per tutti. Dobbiamo ripartire da questo, però è un bicchiere mezzo pieno quello che vedo, perché con questa volontà di giocare possiamo. Sistemare due o tre cose, però rivaleggiamo col gioco e questa è una cosa molto importante. Allora, io um, passo la parola al capitano Biagi. Eh, senti, eh, volevo dire: eh, una buona tenuta della squadra, anche se io avevo un po' di paura. Devo essere sincero, eh, io. Nella, ecco sì, ok. Eh, al rientro del, 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 del secondo tempo, eh, ho visto la squadra che leggermente andava giù, poi eh, Guidi ha, ha fatto dei cambi importanti. Il pacchetto di mischia, le, le prime linee ha cambiate, e eh, però visto che. Te ha richiamato spesso la squadra. Eh, come dire, hai dato motivazione a questa squadra? E alla fine avete avuto la meglio? Sì, beh, la partita si vince in 23. I cambi sono fondamentali. E, e anche oggi hanno fatto la differenza. I ragazzi sono entrati, hanno, hanno dato il loro contributo. E, e si è visto. Ovviamente durante la partita ci sono alti, alti e bassi. Abbiamo appena che stiamo attaccando Venti loro 22. Hanno fatto tutto campo. E eravamo ancora tranquillamente in partita. C'è stata un po' questa frenesia, come ha detto prima Gianluca nel loro 22 che ci lavoreremo in queste settimane. Ma se riusciamo a sistemare quello, insomma, questi, questi, questi buchi così grossi, non, insomma, non devono più ricapitare. Senti, ho visto un Quintin Eldinews News che veramente ha dato il cuore nella parte centrale, non, non, dava, non dava scampo alle, alle ripartenze. Sì, sì. Quentin c'è una, mar una marcia sola, insomma, un trattore. Eh... È incredibile il lavoro che fa lui in mezzo al campo, il lavoro sporco. <ride> Tanti anni che ci gioca assieme, e, insomma è come se avesse ancora 18 anni, incredibile. Senti, rispetto alle altre partite, cos'è cambiato? <ride> cos'è cambiato? In realtà non è, non è cambiato nulla, stiamo continuando a lavorare e è che le cose non è che vengono da, da un giorno all'altro. Non, non eravamo brocchi la prima di campionato e adesso non stiamo. Cioè, con, da continuare a lavorare, abbiamo due trasferte importanti, prima gli Ospreys e poi Gloucester, e sono due partite difficilissime e, e bisogna continuare su questa strada qua. Ovviamente più vinciamo e più le, insomma, giochiamo bene e più prendiamo confidenza e più risultati verranno. Le cose sono, bueno, sono di mano in mano. Senti, oggi è uno stadio che vi dava, vi dava veramente forza eh, e il cronista chiamava... A come e ha risposto positivamente. Voi lo sentivate il tifo? Dal campo. Sì, sì, Adam, Adam urla sempre <ride> e ci dà una mano con... La gente ci viene allo stadio, assolutamente in realtà quando sei in campo io sento, sento pochi miei compagni, figurati quelli che, che urlano gli spalti. però quando, quando sono uscito, sì, invece li sentivo e senti come li sentivo e come fa, fa, fa molto piacere. Eh, dunque, senti io, Guidi, eh, ti voglio chiedere di Pratichetti perché è un giocatore ritrovato oggi. Ho visto un 12 che era tanto che non vedevo. Cosa ne pensi, te? Ma penso che Martello non è mai andato via. È un giocatore, è un giocatore che ha qualità d'impatto, ha qualità di. Ti gioco anche diretto oggi ha fatto molto bene Piccolo flash mentre ero qua che sentivo parlare di voi mi viene un po' in mente. Penso che la foto di questa prestazione di questo gruppo sia l'ultima sequenza difensiva con cinque punti senza coach, abbiamo difeso abbiamo riconquistato la palla. Questo è l'animo di questa squadra, una squadra che non si accontenta, una squadra che vuole rivaleggiare. Noi dobbiamo tenerci questo. Stiamo anche all'interno del gruppo e Giorgio lo sa facendo anche certe scelte un po' dolorose perché mi farebbe piacere coinvolgere tutti. In questo momento stiamo dando una precedenza a un certo tipo di giocatore perché vogliamo fare un certo tipo di rugby e questo dispiace, però fino a quando le prestazioni sono queste vuol dire che stiamo sulla strada giusta. Senti, lo so che parlare dei singoli non, non piace a nessun allenatore, però vorrei farti riflettere su Palazzani, che quando è entrato, effettivamente eh, al di là di chi è uscito, che molto probabilmente era stanco, il, il cambio lo sai, te, le motivazioni, però, un Palazzani che riusciva a tenere bene la fascia, chiamare a sé anche nei momenti di, di ricom ricomporre per poi ripartire. Sì, diciamo che Gullo Palazzani è un giocatore di rugby, è un po' adattato al ruolo di estremo, però un'altra cosa che questa settimana ci ha fatto estremamente piacere, è abbiamo avuto la visita dello staff della nazionale con il quale abbiamo parlato dei ragazzi e penso che questo sia un valore aggiunto e sia una maniera di rapportarsi in maniera giusta alla squadra nazionale. Abbiamo fatto delle considerazioni su certi ragazzi e Giorgio lo sa e anche su Gullo, Jacques e Filippo Roux hanno. E... Diciamo paventato l'idea che in qualche momento potesse andare anche estremo, quindi lui sta facendo questo anche in funzione azzurra. Ma torno a dire: è un giocatore di rugby, e a qualsiasi posizione lo schieri, lui cerca di fare il meglio. Sono molto contento perché su questa posizione lui è un po' sacrificato. Potremmo schierarlo a 9, gioca a 15 per tanti infortuni che abbiamo dietro. Ma devo dire che lo sta facendo veramente bene. Senti, buone fasi di gioco, riprendiamo. Buone fasi di gioco, eh, alcune interessanti. se riuscite anche a creare otto fasi di gioco, però in made, cioè alla fine. Questo pallone che... È un viziaccio tutto un po' nostro, particolare, quello di fare... Cioè, sto pallone che veramente... C'è avete una holla speciale da individuare, qualche cosa, oppure è un lavoro che state facendo e porterà assolutamente ai frutti? No, è, è qualcosa... che Stiamo cercando di pareggiare con il gioco. La squadra ha passione, in certi momenti deve avere la testa un po' più fredda e dobbiamo migliorare su questo. Però preferisco partire da questo punto che piuttosto la squadra non giochi. Allora, su questo gioco che proponiamo dobbiamo essere un po' più tranquilli, sapere che dentro i 22, negli ultimi 10 metri, Cambia totalmente il gioco. Dobbiamo utilizzare i nostri giocatori di situazione che sono lì avanti per poi magari far inventare qualcosa a Carlo Canna e a, e a, o a Edoardo Padovani. Quindi dobbiamo lavorarci. però torno a dire: preferisco partire con questa situazione lunedì mattina, varcare il cancello con nove punti e con questo tipo di, di problema. Sapessi per noi, che vediamo i risultati, come siamo contenti. Aspetta, ti faccio l'ultima domanda. Io invece ti volevo fare eh, Giorgio, una domanda sull'arbitraggio, so, questi arbitraggi. Eh, che finora avete avuto. Eh, in, come ti sei trovato e come la squadra si sta trovando? Riuscite a, 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 capite, a capire quello che vi chiede eh, l'arbitro eh, oppure avete delle difficoltà a interpretare, specialmente il pacchetto di mischia, che sappiamo che è l'elemento diciamo, più difficile? Sì, insomma, come si è visto nella Coppa del Mondo, sono un po' cambiate le regole e tante squadre, soprattutto anche come noi, all'inizio del campionato eravamo un po' in difficoltà un po a, a interpretare le nuove regole, in particolar modo quella della mischia chiusa, dove si favorisce molto di più il gioco e dove le squadre cercano meno il calcio di punizione per poi andare in touch. Quindi, anche se la mischia non è proprio stabile, l'arbitro fa, fa giocare il più possibile e ci stiamo adattando, stiamo lavorando. Con, con gli arbitri che viene da noi. Carlo Damasco a, a darci una mano durante la settimana per interpretare anche il ruolo, ruolo dell'arbitro che, che è fondamentale e piano piano bisogna lavorare un po' sulla disciplina ma si, si, si vedono anche loro insomma, i frutti di questo. Allora una domanda dal collega, prego. Eh, io faccio la domanda, poi mi chiamo innanzitutto, sono Giuseppe Prontera di Gazzetta del Regbista, faccio la domanda e poi mi risponde o l'allenatore o il capitano. Dopo una bellissima partita di... La partita, la partita di sabato scorso, questa è un'altra bellissima prestazione con un attacco ancora più bello. Voglio sapere se adesso cambia o se sempre diritti per, per la propria strada. Gli obiettivi che noi siamo uguali a quelli di inizio del campionato è di andare a ogni partita e cercare di competere in tutte le fasi del gioco e se si gioca meglio di loro e noi stiamo al nostro game plan, cioè la, insomma la possiamo rivaleggiare con tutti. quindi... Oggi è la prima volta che faccio 5 punti, sia con gli eroni o con, o con le zebre ed è, ed è incredibile in realtà. Dopo tanti anni vincere una partita e fare e far 5 punti in realtà è un risultato importantissimo per noi. Vuol dire che le cose le stiamo facendo, oggi i ragazzi hanno fatto anche dei, dei bei numeri in campo, ma se riusciamo a, a tenere un po' di più la testa in alcune fasi di gioco magari riusciamo anche a portare a casa prima la partita senza soffrire così. Quindi bisogna continuare a lavorare, a lavorare e, e basta. Grazie mille. Allora, grazie al collega. Allora, Guidi, ti faccio l'ultima domanda. Allora, ti ho trovato a Rovigo eh, contro quella famosa partita, insomma, di, 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 di test match, va bene? Eri bella abbronzato eri ancora, venivi dalle, dalle, dalle spiagge del, del litorale tuo. Adesso ti trovo, eh, però, ti trovo effettivamente più, come dire, più compatto, più riflessivo, ma anche più deciso nelle, nelle, nella tua esperienza che ti stai facendo. Stai. Qual è la differenza tra campionato e l'approccio al Pro 12? Ma eh, sai, eh, sono, lo so che adesso divento un po' antipatico, però io sono una persona diretta, è un altro sport. I numeri, non lo dico io, eh, l'eccellenza ha un tempo medio di tempo effettivo 22-23 minuti. Oggi mi sembra abbiamo giocato 36, quindi è, è totalmente differente. Per 92 punti d'incontro ci sono nell'eccellenza qua ci sono qualcosa come 182-184, quindi è qualcosa di differente, stiamo cercando di lavorare con i ragazzi e il fatto di competere, di rivaleggiare è veramente una bella medicina, soprattutto quello che ha detto Giorgio, ci cioè, giochiamo una partita alla volta cercando di rivaleggiare, cercando di avere un gameplay in più possibile. Adattato a noi e a loro, questa è la risposta migliore. Penso che quello che hai visto Rovigo era ancora un po' uno che era in mezzo a una strada. Io, work in progress, dice vero? Grazie a questi ragazzi, grazie a grande valore morale. Questi ragazzi adesso siamo più inquadrati. Tutti senti, allora per quello che mi hai detto, ti faccio un'altra domanda. Allora, il campionato di cosa ha bisogno per crescere e arrivare ai livelli delle Pro 12? Il campionato lo dico sempre: gli va dato un contesto, è il contesto che è la palestra dei giovani giocatori e dei giovani allenatori. Questo è il contesto. Noi siamo la prova provata perché Tommaso Castello, Maxim Mandà, eh, Bell Mattia Bellini e Gabriele Di Giulio, quando sono venuti qua giocando con un gruppo, con questi giocatori, sono stati eh, tra i giocatori che si mettevano più in luce. Quindi, eh, quello che abbiamo fatto noi può essere anche un piccolo termine di paragone. Eh, è la possibilità che viene data a questi ragazzi di mettersi in luce per poi venire a competere col Pro 12 e magari un domani in nazionale. Allora, Biagi, eh, of the match, eh, io penso sia la, la giusta, eh, il giusto tributo, no? un ragazzo che sta veramente dando da fare. Eh, e poi l'ultima domanda che ti faccio a te, a Guidi, chi vincerà questo mondiale? Beh, certo, insomma, averci avuto. Carlo che ci butta sempre dentro i calci fa comodo un'apertura così, e è, un po', è un po' quello che, che vogliono tutti. Oggi ha fatto una splendida partita e speriamo di continuare con questa strada qua con lui. C'è anche Edo che, che è lì pronto ad entrare, quindi siamo, siamo, insomma, la rosa è, è bella forte, c'è spazio per tutti piano pian piano. Dai, chi vince questo mondiale? Beh, eh, io ti fo di... Australia, te lo dico È eh. eh, un po' anch'io, anch però non è che mi stanno proprio simpaticissimi, tutte e due. Io preferivo una, una dell'emisfero nord. Cioè, cioè? cioè tipo, è eh, un po'. Un po' io ci credevo la Scozia andasse avanti Anche anch tanti, eh, tanti, eh, Guidi. Tu... Ma io devo dire che tifo Australia, Michael Ceca è un mio amico, allenato, ha giocato due anni con noi a Livorno. E anche per dire a Guglielmo, prima il mio allenatore, dicevo, vincevi sì le partite, ci cioè avevi Cheka, Knox, De Rossi e Guidi. E quindi anche per questo. Io, comunque, tifo Australia per Michael. Allora, Australia per Guidi, Australia per Giorgio. Allora, amici dei spettatori, Australia sia grazie a Guidi, grazie a George.